Subito dietro le grandi c'è la Puglia maschile. Quinto posto per la selezione regionale Under 15 al prestigioso Memorial Fabbri di Romagna, terminato il giorno dell'Epifania. La classe 2001 ha confermato quanto di positivo fatto vedere al trofeo delle regioni, superando l'Umbria all'esordio e destando una buona impressione contro Emilia-Romagna e soprattutto Veneto, approdato poi in finale contro la Lombardia. Altri due successi contro Liguria e Trentino Alto Adige hanno consentito ai ragazzi allenati da coach De Bartolo di conquistare la quinta posizione. Le caratteristiche di questo gruppo, cioè la voglia di lottare, di combattere, di essere altruisti ed energici sia in attacco che in difesa, si sono dimostrate durante tutto il torneo, sia nella fase a gironi che soprattutto nelle fasi finali, come ad esempio nella partita valevole per il quinto posto, in cui i ragazzi hanno subito una rimonta senza mai abbattersi e hanno portato a casa una vittoria. Al Fabbri la Puglia è stata l'unica regione del sud Italia in gara con due rappresentative, esperienza da ricordare. Nonostante il 13° posto finale per le ragazze delle classi 2002 e 2003, alla prima esperienza come selezione. Sconfitta da Piemonte, Lazio, Toscana, Sicilia e Trentino Alto Adige, la selezione Under 13 rosa, allenata dal duo Lo Russo Cimino, ha tuttavia mostrato, sia pure a tratti, gioco e potenziale apprezzabili. Siamo sicuri che le ragazze abbiano compreso, insomma, quello che noi stiamo cercando di far capire in tutti gli allenamenti la domenica, cioè che il livello nazionale è diverso certamente dal livello della regione Puglia, e siamo sicuri che porteranno nelle loro società, le loro compagne e anche i loro allenatori questa esperienza, cercando anche di trascinare loro e di migliorare insieme. Nella delegazione pugliese al Memorial Fabbri anche quattro giovani fischietti, i mini arbitri Stanzione, Amatori e Spedicati e l'arbitro Nonna, designato a dirigere la finale del torneo Under 18, un'occasione di crescita e confronto anche per loro.